Grazie consigliere Ventrella. Cedo la parola al consigliere Colucci Pasquale. Grazie Presidente. Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, gentili colleghi, buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo a discutere, nel corso di questa emergenza pandemica, in uno dei momenti forse peggiori della storia recente della nostra città. Siamo proprio nel pieno di quella che è la terza ondata di diffusione del virus. Non voglio ripetere quelli che sono i dati di cui già ha parlato ampiamente il sindaco, volevo solo citare un altro elemento. Considerate che il governo istituisce la zona rossa per un numero di positivi di 250 nuovi contagi a settimana per 100.000 abitanti, numeri che noi probabilmente abbiamo quadruplicato all'inizio della crescita dell'ondata pandemica. Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo più o meno attorno a Pasqua, quando la crescita esponenziale si è bloccata e abbiamo raggiunto il livello di plateau. Che sicuramente ha dimostrato l'efficacia dei sacrifici dei nostri concittadini. Però non mi voglio dilungare su questo aspetto. Oggi quindi ci troviamo nel pieno di questa terza ondata, come dicevo, si spera in maniera ottimistica, insomma, che si avvii anche alla conclusione, ma è sotto gli occhi di tutti ancora la gravità della situazione sanitaria. Tutti infatti hanno conoscenza dei nostri concittadini ospedalizzati, conosciamo tante delle vittime di questo maledetto virus. Tanti sono ancora i nostri lucerini che soffrono. Un altro aspetto al momento forse sottovalutato che voglio portare alla vostra attenzione riguarda tutto il territorio nazionale, ma non riesco a pensare che Lucera ne sia esclusa. Si stima che a causa del Covid vi sarà un aumento del 30%, quindi si parla di un aumento di 1 milione di pazienti in tutta Italia di disturbi psichici e psichiatrici. Vuoi per il pericolo clinico e sociale, vuoi per le conseguenze del virus stesso a livello cerebrale, per la paura del contagio, per i lutti, per la profonda crisi socio-economica, per la solitudine degli anziani, si prevedono oltre 1 milione di nuovi casi di disagio mentale. Tra l'altro ho letto un articolo del primario della neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù in cui diceva che i reparti stanno lavorando in maniera molto aumentata rispetto al passato, proprio a dimostrazione che i fanciulli, cioè i bambini, gli adolescenti hanno bisogno ancora forse più degli adulti del confronto con i propri coetanei. Io quindi lancio uno spunto di riflessione. Mi piacerebbe che il sindaco si facesse portavoce del Consiglio Comunale per chiedere se le nostre autorità sanitarie sono pronte ad accogliere eventualmente quest'altra ondata che seguirà probabilmente, diciamo, a breve. Il calo dei contagi, ma l'aumento di altri tipi di patologie. Io non voglio dare soltanto elementi negativi, diciamo, sicuramente dobbiamo vedere quello che di positivo c'è. Abbiamo un servizio di USCA che sta lavorando in maniera molto precisa, che si coordina in maniera precisa con i medici di medicina generale e gli infermieri domiciliari. Da Lucera partono per effettuare anche assistenza in tutto il subappennino, dove effettuano anche il servizio di vaccinazione. A Lucera si è arrivato ad effettuare anche più di 200 tamponi al giorno. Nella giornata di ieri ne sono state effettuate 160. È importante dare notizie positive, il numero dei vaccinati, l'ha detto il sindaco. Possiamo dire quindi che un terzo circa, tra un quarto e un terzo della popolazione lucerina, comunque è entrato in contatto con il virus in maniera artificiale, quindi con il vaccino naturale, si è comunque immunizzato. Questa è sicuramente una notizia positiva. In questi giorni stanno arrivando altre dosi ai medici di medicina generale, seppure in maniera assolutamente insufficiente. Vorrei portare alla vostra attenzione un altro problema che sta emergendo, che mi stanno segnalando, che è proprio questo dei vaccini dei pazienti fragili. Ovviamente non parlo dei pazienti estremamente vulnerabili, non so chi di voi, scusate se ho dimenticato, qualcuno di voi citava i pazienti estremamente vulnerabili, che sono quelli che mi sono fatto il trapianto, che hanno patologie estremamente gravi. Oggi succede che la persona che diciamo, va a prenotare in farmacia, poi si reca al palazzetto, diciamo, al lab vaccinale e per motivi di salute gli viene sconsigliata la somministrazione del vaccino con vettore virale, AstraZeneca per intendersi. Quel tipo di paziente oggi viene inviato dal lab vaccinale al proprio medico di famiglia per la sottoscrizione di un certificato di fragilità,
il medico di famiglia lo inserisce in lista e il medico di famiglia lo rimanda al centro vaccinale con certificato di fragilità. Il centro vaccinale dovrebbe fare il vaccino, ma ovviamente per la carenza di vaccinazioni a mRNA, tipo Pfizer o Moderna, il vaccino non viene effettuato. Quindi in questo momento ci sono i nostri concittadini che stanno facendo la spola tra il centro vaccinale e i medici di medicina generale in maniera assolutamente indegna. I medici di famiglia stanno subendo una notevolissima pressione, perché a fronte di poche dosi che hanno ricevuto hanno liste di pazienti fragili molto molto lunghe, e durante ogni studio medico è possibile vedere la mattina file di pazienti che vanno a chiedere: è arrivato il mio vaccino, quando mi vaccini, quando mi inserisce in lista. Penso che, diciamo, è una cosa di cui abbiamo tutti cognizione. Quindi io la cosa che chiedo a voi, chiedo al sindaco, noi dobbiamo in un certo senso informarci, perché io vorrei sapere come avverrà la vaccinazione di queste persone che al momento sono state in un certo senso rimpallate dal centro vaccinale. Queste persone saranno ricontattate dall'ASL quando arriveranno i vaccini mRNA, saranno ricontattate dal proprio medico di famiglia. Considerate che un paziente, che un medico di famiglia massimalista, quindi che ha il massimo dei pazienti oggi, che sono 1500, a circa tra i 200 e i 300 pazienti fragili in lista, e hanno ricevuto fino a ieri circa una sessantina di dosi che hanno ovviamente provveduto a somministrare ai pazienti allettati, gli ottantenni, ai pazienti davvero più gravi. Il disagio sociale ha inoltre delle ripercussioni anche sanitarie, perché la sensazione che emerge, oltre che a livello nazionale, ma anche a livello locale, è sicuramente la stanchezza, la grande stanchezza nei confronti delle misure restrittive. Ci sono fenomeni, la gente tende a non comunicare i propri contatti, è stato riportato, diciamo, in diversi punti d'Italia, addirittura ci sono persone che si chiudono in casa quando siamo sottolineati, in attesa che passino sintomi che possono essere diciamo dovuti al Covid. Questo anche perché, diciamo, ci sono tutta una serie di problematiche di natura economica. La cosa su cui vorrei parlare, diciamo, volevo dire che siamo stati chiamati in causa, è il ruolo del tampone nell'analisi e nella gestione di questo tipo di patologia. Purtroppo il tampone non è la panacea, perché il tampone rapido ha una sensibilità molto molto scarsa, soprattutto nei confronti delle varianti. Di conseguenza una eventuale negatività al tampone non ci garantisce in maniera assoluta l'assenza della patologia. Di conseguenza oggi le regole per la gestione di questo tipo di patologia sono sempre le stesse, e cioè l'isolamento, il distanziamento sociale. Io lo dico a malincuore, ahimè, magari ci fosse una soluzione: stanno implementando i tamponi salivari per riaprire le scuole, stanno implementando dei test più rapidi, magari da domani già si potesse riaprire tutto con grande semplicità. Ahimè, oggi ci sono delle regole che purtroppo ancora non sono state smentite, e cioè un isolamento fiduciario di 10 giorni con tampone negativo o di 14 giorni. Lo dico con estrema tristezza, anche perché io ci sono passato personalmente: stare chiuso 20 giorni in casa, quando fortunatamente si sta bene, insomma, è particolarmente pesante. Quindi, fatta questa ampia premessa, diciamo, quello che ho tracciato probabilmente è un quadro ancora fosco, però riusciamo a comprendere la necessità che abbiamo avuto di aver assunto delle misure restrittive eccezionali in una situazione che sicuramente è stata eccezionale, come quella della pandemia lucerina. Abbiamo dovuto assumere delle decisioni sicuramente impopolari, conoscendo benissimo però la situazione di disagio socio-economico. Ci sono delle attività che non certo sono chiuse per il comune di Lucera, che stanno per iniziare la sesta o settima settimana di chiusura dal 15 di marzo, a fronte di ristori che, quando arrivano, sono assolutamente insufficienti. Quindi io vorrei dare una connotazione politica a questo discorso. Dove voglio arrivare? Qual è il compito delle istituzioni in questo momento? Sicuramente è quello di rasserenare gli animi di una popolazione stanca, è quello di comunicare buone notizie quando ci sono. Il ruolo delle istituzioni è quello di non alimentare la rabbia sociale, è quello di sostenere con i mezzi che si hanno a disposizione le famiglie in difficoltà, offrire laddove richiesto supporto logistico e collaborazione alle istituzioni sanitarie per facilitare la campagna vaccinale, e sollecitare, sempre secondo le proprie competenze, la risoluzione dei problemi che ci vengono posti all'attenzione.
Io apprezzai tantissimo, lo posso dire pubblicamente, le parole del collega Ventrella ad ottobre in una conferenza dei capigruppo, quando diciamo parlavamo delle misure della seconda ondata. Lui con grande senso di responsabilità, parlavamo di chiusure, diciamo ci invitò a non invitava diciamo a non fare politica sulla difficoltà della gente, se ti ricordi Franco, quindi a non cavalcare le difficoltà, ben consapevoli diciamo della grande sperequazione che c'è oggi, della differenza tra chi ha uno stipendio fisso o è riuscito a continuare a lavorare, chi invece è colpito molto duramente dalle conseguenze della pandemia. Quindi se volete diciamo lavoriamo nelle commissioni, studiamo insieme delle iniziative per ripartire, per riprogrammare la ripartenza, con umiltà anche, vediamo di copiare, dico io, tra virgolette, anche delle iniziative di altre amministrazioni locali, guardiamoci intorno con grande umiltà, senza problemi, però bisogna essere chiari, bisogna essere consapevoli che le riaperture devono essere sempre condizionate dalla circolazione del virus e dalla percentuale della vaccinazione. Concludo infine con un ringraziamento a tutti quelli, e fortunatamente sono la maggior parte, che rispettano le regole con serietà, e alla popolazione lucerina che sta affrontando con grande dignità uno dei momenti più tristi e più bui della storia recente. Grazie a tutti. Grazie consigliere Colucci.